Ciao. Tu non guadagni niente? Sì, io non guadagno niente. E lo fai solo per hobby? Io lo faccio solo per hobby, per record. È il più famoso di Renzi. Sì, vabbè. Ma poi ti danno... Famoso come fallito. So. Poi ti danno dei soldi però, no? Beh certo, un giorno io ho detto sempre che è un'utopia, perché il record a me non me lo daranno mai. Per il semplice motivo è come quando in Italia fai un concorso pubblico, no? Se non conosci non vai. Però Paolini ce l'ha il Guinness. Perché lui ha i suoi amici, lo hanno aiutato, io purtroppo non ho conoscenze. Ma tu sei partito dopo De Paolini? Un anno dopo, un anno e mezzo dopo. Guarda, è tutto registrato. Lui è fermo. Lui è fermo, adesso c'ho un altro rivale, il Roscio, Nichi, pazienza. Ma c'erano anche altri disturbatori. Ce n'erano, poi si sono persi per strada, no? Sì, certo. Ma quel ragazzino biondo è con te. Nichi. Beh, è un mio rivale. No, assolutamente no. Quindi io spero che un giorno. Tu lo fai per passione, lo faccio per passione, anche perché tempo fa una rivista scientifica italiana ha detto che quello che faccio io ce n'è solo un altro in tutto il mondo. Paolini. Stiamo parlando di presenze, stiamo parlando di disturbi. Ah, tu fai presenze? Io faccio le presenze, ce n'è un altro che fa come me a Londra, in tutto il mondo. Mi pare che si chiama Warren, che il nome non ce l'ho. Brevemente, però quello una volta ogni 15 giorni, ci sono tutti i giorni. Tutti capito? I giorni. Solo che io non riesco a fare il salto di qualità, ma spero che un giorno ci riuscirci. Comunque salve a tutti i miei rivali. Allora diamo delle indicazioni, Mauro Fortini YouTube. Com'è? YouTube? Com'è il canale? Canale YouTube Mauro Fortini, poi Mauro Fortini. C'è pure la pagina Facebook Il Disturbatore che non disturba, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie. Benissimo. A tutti. Ciao Mauro, buon lavoro, ciao. Mauro.